Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Come promesso nel video di ieri, ragazzi, come promesso nel video di ieri, che se, no, se ve lo siete persi, ragazzi, io vi consiglio di andarlo a vedere perché ieri vi ho parlato di Aslani, che è praticamente fatta. Aslani sarà il nuovo giocatore dell'Inter, ve ne ho parlato nel video di ieri, vi ho dato tutte le informazioni. Oggi, appunto, c'è stato addirittura, se proprio vogliamo aggiungere informazioni, un incontro decisivo per chiudere la trattativa con gli agenti di Aslani in sede per limare gli ultimi dettagli del contratto, dello stipendio che percepirà il calciatore. Comunque, tutto il resto ve l'ho detto il video di ieri su Aslani. E ieri, a fine video, avevo promesso che oggi avrei parlato finalmente del clamoroso ormai ritorno di Lukaku all'Inter, ragazzi, perché anche oggi è stato l'ennesimo incontro, meno ennesimo, il secondo incontro tra i dirigenti del Chelsea e quelli dell'Inter. Addirittura era presente Zhang nella chiamata tra i dirigenti del Chelsea e quelli dell'Inter. E praticamente oggi, diciamo, c'è stata quella che si potrebbe definire la fumata bianca dell'affare Lukaku, che addirittura si pensa che per la prossima settimana addirittura abbiano già prenotato le visite mediche di rito all'Humanitas per quello che, ragazzi, è un ritorno clamoroso. È un ritorno clamoroso. Perché sinceramente, cioè, dopo che l'estate scorsa se ne è tornato al Chelsea per quei 120 milioni, mai e poi mai io avrei immaginato che un anno dopo sarebbe ritornato all'Inter. Cioè, ma proprio mai e poi mai. Andiamo a parlarne, ragazzi, parliamone perché ovviamente bisogna parlarne di questa situazione qua. Allora, da dove partire? Partiamo dal fatto, sono contento, sono pro questo ritorno di Lukaku. Io ve l'avevo già preannunciato quello che sarebbe stato il mio parere al ritorno di Lukaku, perché tutti pensavamo che o arriva Dybala o arriva Lukaku, no? Perché quando era uscito il nome di Lukaku c'era anche già il nome di Dybala, e tutti noi pensavamo l'Inter in questo momento non può sostenere due nomi di così grande spessore, no? O arriva uno o arriva l'altro. E io avevo detto assolutamente tutta la vita io voglio Dybala, Lukaku per me basta, dopo la cazzata che ha fatto l'anno scorso, che ci ha preso e ci ha piantato in asso, per me può rimanere dove è, a marcire, dove sognava di giocare fin da bambino, no? Come lui stesso ha detto poi quando è tornato al Chelsea l'anno scorso, no? E quindi avevo detto che tra i due avrei tutta la vita preferito Dybala, no? E solo che qua la situazione, ragazzi, è ben cambiata. Qua arriva sia uno che l'altro. E allora cambia anche il mio di parere, no? Cioè, se arriva uno e arriva anche l'altro, ragazzi, cioè, come fai a dire di no a Lukaku? Come fai a dire di no a Lukaku? Però alto, attenzione, attenzione, metto subito le mani avanti. Io sono favorevolissimo al ritorno di Lukaku a livello di calciatore, ragazzi, perché io tutta la stagione scorsa l'ho detto, Dzeko, io gli farei una statua per quello che ha fatto, però è chiaro, è evidente che l'anno scorso, la stagione passata, l'assenza di Lukaku è pesata come un macigno a livello di contributo offensivo, perché con Lukaku partivi 1-0 l'anno dello scudetto. Con Lukaku si partiva sempre 1-0. L'anno che è mancato la stagione passata, ragazzi, si è sentito molto. Quindi, a livello calcistico, ragazzi, chi non vuole Lukaku, chi non lo rivuole, per me non capisce nulla di calcio. Cioè, Lukaku, ragazzi, quello che ha fatto da noi è stato un qualcosa di clamoroso. E quindi è ovvio che io lo rivoglio a tutti i costi, cioè, ovvio. Cioè, poi tra l'altro arriva pure in prestito, quindi non è che vai a sborsare chissà quanti soldi, no? Il prestito adesso stanno alle mani di tagli, il Chelsea chiedeva 15 milioni, l'Inter ne ha offerti 5, oggi si è detto che intorno ai 10 probabilmente si chiude, no? Intorno agli 8-10, quindi comunque l'affare, ragazzi, è addirittura di conclusione. Settimana prossima, come vi ho detto già, Lukaku molto probabilmente al 90% sosterrà le visite mediche e ridiventerà un calciatore dell'Inter, no? Questo colpo clamoroso, questo ritorno clamoroso di Romelu. Ed è un po', secondo me, una situazione un po' complicata da analizzare, no? Perché io sinceramente comunque non lo perdono, cioè io comunque non lo perdono. Per me, ragazzi, la cazzata Lukaku l'ha fatta e l'ha fatta anche grossa l'anno scorso, piantandoci veramente a 20 giorni dalla fine del campionato così, prendendo di punto in bianco, lasciando il ritiro dell'Inter, andando al Chelsea, con l'Inter che poi si è poi ritrovata a puntare sul mercato
l'unica alternativa che è rimasta era appunto portare Dzeko, no? E quindi ci hanno dovuti un po' adattare. Diciamo che l'anno scorso Lukaku la cazzata l'ha fatta e l'ha fatta grande, quindi a livello umano io non lo perdono Lukaku, ragazzi, a livello umano Lukaku io non lo perdonerò mai, cioè, sia chiaro, può farmi anche 25 gol la prossima stagione, cosa che probabilmente succederà, perché probabilmente mi farà 20, ragazzi, 20 gol Lukaku li farà per forza la prossima stagione, cioè, assicurati, ma io non lo perdonerò mai comunque, cioè, per me lui ha buttato comunque merda sull'Inter l'anno scorso, comportandosi così, no? E quindi per me il bello umano non è perdonato e non so se riuscirò a perdonarlo. Quello che è sicuramente è che, cioè, sono contento del suo ritorno, cioè sarei un bugiardo se vi dicessi che non sono contento del suo ritorno. Ripeto, quando si parlava di Lukaku e Dybala, tra i due avrei sicuramente, come detto, preferito Dybala e volevo Dybala. Ma qua c'è la possibilità molto concreta, e anzi molto probabilmente si realizzerà, che arrivino tutte e due, e allora, ragazzi, ben venga che torni Lukaku, perché ci è mancato, ragazzi, bisogna ammetterlo. La scorsa stagione è mancato Lukaku per vincere lo scudetto, era quella pedina in più che, cioè, appunto, ci è mancata per arrivare a vincere lo scudetto. Con Lukaku probabilmente lo scudetto l'avremmo vinto anche già a gennaio l'anno scorso. E quindi sono molto, molto contento del ritorno a livello calcistico di Lukaku. A livello umano, secondo me, un po' meno. È un po' una brutta, non lo so, una brutta mossa. Però, se poi andiamo a vedere quelli che sono i tempi attuali del calcio, che i giocatori vanno e vengono, inseguono solo i soldi, posso anche passarci sopra, no? Per dirvi, certo è che non lo idolatrerò, come cazzo si dice, non verrà da me idolatrato, mamma mia che italiano, signori. Non verrà da me idolatrato come l'ho idolatrato, ragazzi, nei 2 anni che ha fatto da noi. Cioè, per me Lukaku, in quei 2 anni lì, ragazzi, io lo difendevo a qualsiasi occasione. Cioè, in qualsiasi occasione, quando lo insultavano i tifosi avversari, quando lo insultavano gli stessi tifosi dell'Inter, dicendogli che era uno scarpone e tutto, io, ragazzi, l'ho sempre difeso a spada tratta. Dall'anno prossimo non sarà così, cioè adesso che è tornato non sarà così sicuramente, cioè per me Lukaku, ripeto, difficilmente lo perdonerò per quello che ha fatto l'estate scorsa, però, ragazzi, cioè, che cazzo vi devo dire, Lukaku è un calciatore forte, che serve come il pane, e già solo a pensare che l'anno prossimo avremo in attacco Lautaro, Dybala, Lukaku, cioè potenzialmente è un attacco da almeno 60 gol a stagione, almeno. Al minimo 60 gol a stagione, 20 Lukaku, 20 Lautaro e 20 Dybala. Almeno 60 gol a stagione solo l'attacco. Per cui, ragazzi, come fai a dire di no? Come fai a dire di no al ritorno di Lukaku? Ripeto, solo uno che non ci capisce nulla di calcio dice di no al ritorno di Lukaku. In queste condizioni, sapendo che arriverà anche Dybala e sapendo che lo prendi in prestito e che quindi non lo strapaghi per nulla, cioè, ragazzi. Lo hai venduto un anno fa per 120 milioni, 115 milioni, quanto abbiamo venduto, e te lo riprendi praticamente a 10 milioni. Cioè, è un affare clamoroso. Anche qui, ragazzi, vabbè, anche qui, ragazzi, Marotta, Marotta. Cioè, io voglio fare una petizione, per far cambiare il nome di San Siro. Non lo voglio più far chiamare Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ma Stadio Giuseppe Marotta in San Siro. Perché, ragazzi, da fare una statua a Marotta, cioè, che operazione di mercato assurda. E quindi, raga, bentornato Romelu, non ti perdono, perché la cazzata, ripeto, l'hai fatta grossa l'estate scorsa, l'hai fatta grossa, ci hai lasciato in merda, perché ci hai lasciato in merda, però, diciamo, parti con un punto in più, con qualche punticino in più, comunque, vedendo tutto lo sforzo che hai fatto per ritornare, perché alla fine, ragazzi, la volontà sua di tornare è stata decisiva nella trattativa. Questo bisogna riconoscerlo. È stato lui che praticamente ha fatto sì che la trattativa si concludesse, perché, ragazzi, la trattativa è all'80% conclusa. E gran merito va a Lukaku, che ha spinto tantissimo, ha fatto pressione sul Chelsea e su Tuchel soprattutto per far sì che il Chelsea lo liberasse all'Inter. E questo bisogna ammettere che,
Comunque, la volontà da parte sua di tornare c'era ed è stata molto, molto forte. Questo bisogna riconoscerlo. Però, ripeto, non lo perdonerò molto facilmente. Ma sono contento del suo ritorno. Sono contento del suo ritorno. Rispecifico a livello calcistico. A livello calcistico perché servirà, ragazzi. Cioè, ma poi Lautaro, Dybala, Lukaku. Mamma mia, che attacco! Mamma mia, che attacco! Cioè, è troppo bello che lo scudetto del Milan. Se ne è parlato per 20 giorni, ma non ne parla più nessuno. Non ne parla più nessuno perché l'Inter sta facendo un mercato clamoroso dello scudetto del Milan. Non se ne ricorda più nessuno. Mamma mia, io non vedo l'ora che inizia la prossima stagione, ragazzi. Non vedo l'ora che inizia la prossima stagione. E nulla, questo è, diciamo, il mio pensiero sulla situazione di Lukaku. Poi attenderemo l'ufficialità che, ripeto, molto probabilmente arriverà nei primi di luglio, insieme anche all'ufficialità di Dybala, ragazzi. Comunque i giocatori ora sono in vacanza, devono ritornare, fare le visite, insomma tutte le cose che ci sono prima dell'ufficialità, le sapete, no? Ultimi dettagli burocratici a livello contrattuali, visite mediche, gli agenti che devono ritornare dalle vacanze, i giocatori pure. Insomma, un po' di sbattimenti prima delle firme, però ragazzi, teniamoci pronti perché per i primi di luglio ci saranno tante tante belle ufficialità in casa Inter e mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi, che attacco che avremo l'anno prossimo. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo ritorno di Lukaku in nero-azzurro, se lo perdonerete, se diciamo, oppure come me, siete contenti a livello calcistico ma non lo perdonerete. Insomma, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, ragazzi. Io vi ricordo infine di seguirmi su Instagram, link in descrizione, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, campanellina attiva, bla bla bla, e ci aggiorniamo nei prossimi giorni perché comunque le notizie in casa Inter stanno continuando ad arrivare e arrivano giorno dopo giorno, per cui è un calcio. L'Inter in questo momento è la più attiva sul mercato e ne stanno uscendo tante tante tante, per cui ragazzi saranno giorni caldi, tenetevi attivi, iscrivetevi, attivate la campanella. Io ragazzi vi mando un saluto, bella, e forza Inter sempre.